Ehi la ciurma, io sono Matteo Tessi e benvenuti in questa video recensione di Do Not Feed the Monkeys. Intanto ringrazio Fictionama per avermi inviato la chiave, che è stato sviluppatore insieme a Badland Games di questo titolo, che è distribuito invece da Alawar. Questa è la seconda recensione per quanto riguarda i titoli ricevuti in occasione della Ludonarracon, o del Ludonarracon, che dir si voglia. E appunto per questo è un titolo fortemente narrativo, fortemente incentrato sulla narrazione. Narrazione che qua parte da un gameplay molto diverso da quello che abbiamo visto con Coffee Talk. Qui vediamo di nascosto, quindi spiando, delle storie che si ambientano in situazioni ben diverse. È un tema molto ispirato al Grande Fratello di George Orwell e molto simile a quello che avevo giocato in passato come gioco, Orwell appunto si chiamava, in cui noi siamo in pratica una persona che si occupa di sorvegliare delle altre persone. Questo però, a differenza di Orwell e del Grande Fratello, non è per conto dello Stato o per conto di una legge oppressiva nei confronti dei cittadini, ma per conto di una sorta di associazione, agenzia segreta, che appunto ci manda questo programma, queste attività da fare in gran segreto per spiare quello che appunto vengono chiamate tutto il tempo, con fare ironico, come delle scimmie. Queste scimmie in realtà, come anche quelle del titolo, non sono nient'altro che degli esseri umani, quindi delle persone che vivono le loro situazioni, la loro vita di tutti i giorni. Il gameplay si sviluppa attraverso due meccaniche principali. La parte più importante è quella che l'agenzia che ci ha fatto entrare, insomma, in questo circolo di sorveglianza segreta ci chiede di salire di livello ogni 5 giorni circa, ogni settimana, non ricordo bene. E questa crescita, questa salita di livello richiede che noi investiamo dei soldi per comprare delle telecamere in più per spiare altre persone. Quindi noi partiamo da un numero di 4, che poi saliranno a 9, poi saliranno a 16 e poi saliranno a 25. Quindi avremo sempre da impegnarci di più per riuscire, uno, a ottenere quello che ci viene richiesto per non essere espulsi definitivamente dal programma e quindi portati a un game over, e di queste telecamere appunto più aumentano più ci saranno cose da seguire. La seconda meccanica importante del gioco, che però in realtà è facoltativa, è consigliata perché appunto gli achievement vengono anche bloccati se per caso non si attivasse dalle opzioni all'inizio della partita, è quella della parte survival, ecco, chiamiamola forse survival, in cui dobbiamo gestire le risorse, quindi dobbiamo dare da mangiare, da bere, da dormire al nostro protagonista e anche avere i soldi di che pagare l'affitto. Tutto questo si innesta su una struttura che a me ha ricordato molto Papers, Please. Non so se lo avete giocato, è un titolo di sicuro estremamente fondamentale per il panorama indie e che ha segnato quello che riguarda la storia del videogioco di questo periodo recente. Cioè appunto il fatto che da delle piccole interazioni che abbiamo noi con l'ambiente circostante possiamo ottenere dei finali o degli esiti completamente differenti alla nostra partita. Infatti vanno a interagire con noi varie persone che bussano alla porta in orari e giorni diversi, che sono appunto il postino, storia che io ho seguito con più attenzione perché è quella che mi ha preso di più, il vicino di casa, che è un po' un pezzente che viene sempre a chiedere dei soldi, un amico invece che ci chatterà costantemente, non viene a trovarci lui, ma ci chatterà costantemente sul computer, ed è colui che ci ha fatto entrare nel programma appunto di Do Not Feed the Monkeys. Una sorta di testimoni di Geova, che appunto non sono testimoni di Geova per rispetto appunto verso i credenti di questa religione, ma che molto si ispirano ad essi, o comunque a sette nate e sviluppatesi in America, che hanno il proselitismo
in comune con i testimoni di Geova. Appunto, incontreremo questo signore e questa signora di giovane età, giovani adulti, che vengono spesso a trovarci bussando alla porta e parlandoci appunto di questo loro salvatore, che appunto è una situazione un po' parodizzata delle sette barra religioni che si sviluppano in America, non è assolutamente con tono offensivo, ecco. E appunto anche queste persone ci daranno una trama che purtroppo io ho fallito, perché è stata abbastanza difficile da seguire, riuscendo anche appunto a stare dietro tutte le altre necessità. E ultima cosa, anche la vicina di casa, che è appunto la proprietaria di casa, che richiede i soldi ogni quattro giorni. Il titolo è molto breve, ha comunque più rigiocabilità di quanto riguarda Coffee Talk, perché ci sono molti finali diversi, più finali diversi, e finali che appunto sono molto differenti l'uno dall'altro rispetto a quanto lo fossero effettivamente in Coffee Talk, e quindi possibilità di giocarsela in modo differente. Tiene attaccato come gioco perché stimola la curiosità, nel senso che noi, guardando dalle telecamere, vediamo in momenti diversi del giorno situazioni diverse che ci permettono di completare una sorta di puzzle per iniziare a capire chi è quella persona che noi stiamo spiando, che cosa fa, che cosa sta succedendo, tramite vari piccoli dettagli del suo parlato oppure di dettagli di cose che ha presente in quella situazione. Vediamo delle telecamere posizionate in punti molto diversi, ce ne sono alcune all'esterno, alcune dentro garage, alla pompa di benzina, a un ATM, dentro un'abitazione privata, dentro una società sportiva, dentro un locale di scommesse e via dicendo. Molte di queste sono inutili, quindi non ci porteranno nessuna sottotrama, per cui ce n'era per esempio una che ho avuto io nel mio gameplay, poi variano da un gameplay all'altro, in cui riprendeva semplicemente delle macchine che entravano e uscivano da un garage e non si ottenevano informazioni, neanche c'erano richieste delle informazioni da parte dell'agenzia. Dico c'erano richieste perché l'agenzia ogni tanto ci manderà delle mail dicendo: ah, abbiamo scoperto che la scimmia che è nella camera 27 esce una volta al giorno alla stessa ora, potresti dirci a che ora esce? E allora tu a quel punto ti metti a investigare e stai attaccato alla telecamera a guardare appunto quando esce quella determinata persona per poterlo comunicare. Questo dà delle ricompense monetarie che appunto sono importanti per continuare, perché avendo la necessità survival di sopravvivere dovremo sia pagare lo stipendio sia pagare le camere aggiuntive, perché ogni telecamera ci costa $50 e in più comprare da mangiare. Questo non è sufficiente, per cui bisogna spesso alternarlo dei lavoretti. Ogni giorno vengono pubblicati degli annunci di lavoro con dei determinati orari in cui si può fare dei determinati guadagni, delle determinate durate, che ci daranno anche quelli dei malus, sia in salute che magari in fame o che in sonno quando si rientra dal lavoro, e ci fanno perdere tempo per quello che riguarda la sorveglianza delle telecamere. Perché appunto se un individuo fa un'attività esattamente alle 7 e noi alle 7 stiamo lavorando, non potremo vedere che cosa è successo in quella camera. Però allo stesso modo, se non abbiamo da pagare la vicina, dopo un po' facciamo game over. Se invece non abbiamo da mangiare, c'è un altro finale. Se non abbiamo da dormire, c'è un altro finale, e via dicendo. La prima volta ho perso, devo confessarlo, e avevo trascurato parecchio la necessità di avere le telecamere alla fine della settimana. Avevo trascurato il fatto di fare più lavori contemporaneamente per riuscire a sbarcare lunari, e quindi sono arrivato a un game over proprio la prima settimana. La seconda partita invece ho fatto un finale, diciamo, legale forse, ecco, insomma, ho seguito la strada dell'agenzia fino alla fine, più quella del postino. Per forza comunque alla fine di un gameplay ti sarai perso qualcosa, perché come dicevo prima, se c'è l'opzione survival e quindi bisogna impegnarsi a lavorare e comprare anche il cibo, ordinare il cibo e dormire, non si riescono a seguire tutte le sottotrame, per cui non si riesce a stare 24 ore contro le telecamere e rispondere correttamente a tutte le richieste dei vari vicini, postini, eccetera, eccetera.
per cui questo porta una maggiore rigiocabilità. L'ho finito, ho portato a termine questo gioco in circa 3 ore, facendo appunto soltanto due finali dei vari possibili. Credo ce ne siano almeno una dozzina possibili, però non ho sentito la necessità di ricominciarlo, non lo rigiocherei, perché nonostante ti tenga attaccato e interessato quello che sono quelle sottotrame, alla fine non ha una forza narrativa, una forza di gameplay tale da invogliarti. Per cui direi un senza infamia e senza lode un 68. Ringrazio ancora Fictionama per la chiave, ringrazio voi per aver seguito questa video recensione. Vi invito a lasciare un mi piace e un commento qua sotto se per caso questa recensione vi sia stata utile o vi abbia interessato. Ciao a tutti e buona prosecuzione.